Ben arrivati. Allora, come prima lezione di filosofia di questo probabile progetto o probabile percorso che andremo a fare, parliamo di un filosofo classico moderno, ossia parliamo di Thomas Hobbes. Parliamo del buon vecchio e caro Tommaso. Tra l'altro, vecchio ha senso non solo per quanto tempo è passato da quanto ha vissuto lui a dove siamo noi, ma anche perché effettivamente era vecchio davvero. Ha vissuto 91 anni Thomas Hobbes, ha vissuto dal 1588 al 1679, per cui ha vissuto parecchio, però ha vissuto a lungo, ma in un periodo un po' del cavolo, in un periodo sicuramente tempestoso, perché ha vissuto durante la prima e la più sanguinosa rivoluzione inglese, ha vissuto nello stesso periodo della guerra dei 30 anni e nelle guerre di religione in Europa. Quindi ha vissuto e ha visto con i suoi occhi un periodo tempestoso dal quale sicuramente è stato segnato e del quale sicuramente ha avuto una paura fottuta. Ecco, questa paura per certi aspetti sicuramente l'ha condotto o l'ha perlomeno spinto verso il tipo di filosofia politica assolutista che poi vedremo. Piccola premessa però su questo, che sicuramente ci sono degli aspetti piuttosto radicali nella filosofia politica del Leviatano, nella filosofia politica di Hobbes, però sicuramente ci sono anche le basi della filosofia politica moderna, perché sicuramente Hobbes è uno di quegli autori che dà una spinta appunto alla filosofia precedente, come per esempio Cartesio, come per esempio Spinoza, però Cartesio e Spinoza agiscono su diversi ambiti. Sicuramente Hobbes agisce prevalentemente nell'ambito politico. Però prima di arrivare all'ambito politico, io vorrei darvi delle parole chiave che ci permettano di fare un percorso per vedere la cornice teorica di questo pensatore, ma anche in un certo senso la sua coerenza, perché il suo intero sistema filosofico per certi aspetti porta proprio all'assolutismo. Vediamo perché. Innanzitutto dobbiamo un po' tenere in mente il suo progetto bibliografico, cioè qual è il progetto, diciamo, editoriale o comunque di pensiero di Thomas Hobbes. Bene o male sono tre volumi, tre opere che Hobbes aveva in mente, cioè il De Corpore, il De Homine e il De Cive. Ora, il primo libro, il De Corpore, si occupa di fisica, perlomeno l'idea iniziale di Hobbes era questa: scrivere un volume sulla fisica, un volume sull'antropologia, sullo studio dell'uomo quindi, e un volume di politica. Ora, gli ambiti quindi secondo i quali si divide la filosofia per Hobbes sono proprio questi: la fisica, lo studio dell'uomo e la politica. Ok? Questa è una prima premessa. La seconda premessa sono una breve serie di parole chiave che io vorrei mettere in campo, che sono poi quelle parole chiave che possono permetterci di vedere appunto il sistema filosofico di Hobbes. Le parole chiave sono ragione e razionalista, sono materialista, cioè la filosofia di Hobbes è una filosofia razionalista, è una filosofia materialista, è una filosofia determinista, è una filosofia empirista, e sostanzialmente questi primi concetti chiave portano al concetto ancora più chiave che è assolutista. Cioè la filosofia di Hobbes, perché razionalista, perché materialista, perché empirista e determinista, fanno sì che Hobbes a livello politico sia un filosofo assolutista. Ora vediamo come. Per vedere come, dobbiamo fare un'ennesima premessa, cioè dobbiamo analizzare che cos'è per Hobbes la conoscenza. Ecco, la conoscenza per Hobbes è conoscere la causa,
Cioè, io conosco un fulmine quando capisco e quando vengo a sapere qual è la causa di quel fulmine. Badate bene, in questo caso sto parlando di causa efficiente, non di causa finale. Cosa significa? Che io voglio sapere il come del perché accade quel fulmine. Non, Hobbes non crede alla causa finale aristotelica, quindi non crede che ci sia un fine perché cade quel fulmine. Il fine del fulmine non è cadere in testa al povero sfigato di turno, o non è neanche causare un determinato effetto meteorologico, ma la causa efficiente del fulmine è il come mai accade quel fulmine, quindi la differenza di pressioni, l'umidità, le varie motivazioni atmosferiche per le quali un fulmine cade. Ma non c'è una causa finale. Però nella conoscenza quindi di Hobbes, conoscere è conoscere la causa efficiente. Detto questo, la conoscenza per Hobbes può essere una conoscenza a priori o una conoscenza a posteriori. Ora, la conoscenza a priori è una conoscenza che possiamo, per così dire, nominare convenzionale. E la conoscenza a priori riguarda tutti quegli ambiti dello scibile umano generati dall'uomo, o per meglio dire, quegli ambiti dello scibile umano dove l'uomo può andare appunto a trovare la causa. Però io di cosa conosco la causa? Conosco la causa di ciò che ho generato. Quindi la conoscenza a priori è una conoscenza dell'ambito convenzionale, dell'ambito scelto dall'uomo, dell'ambito del quale io posso conoscere la causa. E quindi quali sono le materie dove io posso andare a trovare la causa? Per Hobbes queste materie sono per esempio la geometria, sono per esempio la matematica e sono le scienze sociali. Ora, Hobbes è convinto che io posso conoscere scientificamente ciò che posso conoscere a priori. Ora, a noi probabilmente risulterà abbastanza facile attribuire una conoscenza di tipo certo a materie come la geometria o come la matematica, cioè io posso essere abbastanza certo del teorema di Pitagora, della sua verità, e posso essere abbastanza certo del fatto che 2 più 2 faccia 4. È molto più difficile dare la stessa verità alle scienze sociali, come per esempio l'etica o la politica, per Hobbes. Però, per Hobbes, io posso raggiungere una conoscenza certa anche delle scienze sociali, e non solo per esempio della geometria o della matematica, perché le scienze sociali sono scienze generate dall'uomo, e quindi io posso conoscerne la causa. Invece ci sono altri tipi di ambiti di conoscenza che riguardano le conoscenze posteriori. Le conoscenze posteriori sono conoscenze che invece non sono poste dall'uomo. Per esempio, mettiamo l'ambito della fisica o l'ambito della biologia. In questi ambiti non è l'uomo a generare le cause, non sono io a generare la causa del fulmine, per riprendere l'esempio di prima, o delle maree. Non sono i miei segni zodiacali a generare le maree e neanche le mie incazzature, sarebbe divertente, ma così non è. Quindi questo cosa significa? Che nell'ambito fisico io non posso conoscere preventivamente le cause. Io devo partire dagli effetti e con un ragionamento di tipo induttivo tentare di arrivare alle cause. Però le cause dei fenomeni fisici sono parecchie e possono essere ambigue, quindi sono difficili da andare a trovare. Hobbes dice che l'uomo non può raggiungere una conoscenza certa in questo tipo di ambiti gnoseologici, di ambiti di apprendimento, di ambiti di studio, proprio perché le cause sono più di una e sono ambigue, in quanto non sono generate dall'uomo ma da Dio. Solo Dio potrebbe avere una conoscenza certa degli ambiti di studio a posteriori, per esempio della fisica, perché lui stesso le avrebbe generate, e avendole generate potrebbe avere una conoscenza a priori di quegli ambiti. Noi invece ci dobbiamo accontentare di partire dagli effetti per tentare di arrivare alle cause.
ma questo è molto complicato, quindi io non avrò una conoscenza certa, per esempio in fisica. Posso invece avere una conoscenza certa, anche se a noi può sembrare abbastanza strano per i motivi già citati, nelle scienze sociali. Cioè, nelle scienze sociali, essendo un ambito creato dall'uomo, io posso arrivare a una conoscenza certa partendo dalle cause. Piccola però precisazione su questa suddivisione tra conoscenze priori e conoscenze posteriori. Che per Hobbes a priori non significa che esistano delle idee innate. Perché, e qui inizio con, cioè aggiungo un'altra parola chiave, empirista. Perché Hobbes è un filosofo empirista. Cioè è un filosofo convinto che tutti i concetti, tutte le nostre idee sono generalizzazioni dell'esperienza, sono sintesi dell'esperienza. Cioè io imparo il fatto che 2 più 2 faccia 4 o imparo il concetto di numero non perché nella mia testa ci sia già un'idea di che cavolo sia la quantità, ma perché faccio esperienza del fatto che esiste un bicchiere, poi 2 bicchieri, poi 3 bicchieri e io, senza per forza dover ricorrere a una sbrozza, ma semplicemente a un'esperienza di questi bicchieri, posso arrivare a capire che ci sono degli elementi in comune che mi permettono di arrivare al concetto bicchiere. Quindi tutti i concetti sono generalizzazioni dell'esperienza. Non esistono, a differenza di quello che pensava per esempio Cartesio, delle idee innate. Neanche l'idea di Dio o l'idea di anima o l'idea di me stesso, quindi l'idea di io, sono idee innate, ma sono idee che derivano dall'esperienza. Ecco, in questo senso la filosofia di Hobbes è una filosofia empirista, ma è anche una filosofia razionalista. La filosofia razionalista, ricordiamoci che per esempio è un filosofo razionalista anche Cartesio, è un filosofo razionalista anche Spinoza, però nel caso specifico di Hobbes la ragione è soprattutto una ragione strumentale ed una ragione tecnica. La sua ragione è un calcolo linguistico, cioè grazie al linguaggio, che per Hobbes è convenzionale, io posso arrivare alla conoscenza delle cause, quindi alla conoscenza. Cosa significa che la ragione è una ragione strumentale? Significa due cose: che io grazie alla ragione posso compiere delle scelte. La ragione è una tecnica che mi permette di fare determinate scelte che mi permettono di sopravvivere, perché l'essenziale alla fine per Hobbes è proprio quello, proprio la sopravvivenza. Ecco, la ragione è strumentale in questo senso, è una tecnica che mi permette di fare determinate scelte, anche se vedremo poi che queste scelte non sono scelte completamente libere, sono io posso acconsentire o non acconsentire a determinati desideri che mi arrivano. Non ho un vero e proprio libero arbitrio per Hobbes, ma questo poi lo spiego meglio. Però quello che per ora è importante è che la ragione per Hobbes è una ragione di tipo strumentale ed è un calcolo linguistico. Cosa significa che è un calcolo linguistico? Che io utilizzo linguaggio convenzionale per produrre dei concetti. Per esempio, il concetto di uomo sarà il concetto animale più il concetto corpo più il concetto razionale. Cioè, l'uomo non è solo un corpo, è anche un animale nel senso proprio che si può muovere, ma è anche un animale dotato di ragione. Se io però faccio una sottrazione a questa triade, posso raggiungere un binomio che è semplicemente corpo e animato. Un gatto, per esempio, non ha, o molto presumibilmente non ha la ragione, ma sicuramente ha un corpo e sicuramente è in grado di muoversi. Quindi io posso fare una sottrazione al concetto di uomo per ottenere, per esempio, il concetto di animale. La ragione è quindi quello strumento che, grazie al linguaggio, mi permette sia di fare conoscenza, sia di orientarmi, per quanto possibile, nella vita per sopravvivere. E con questo abbiamo spiegato in che senso
Hobbes è un filosofo razionalista. Ora passiamo a un'altra parola chiave, che è quella di materialismo. Ora, la filosofia appunto di Hobbes è anche una filosofia materialista. In che senso? Nel senso che per Hobbes tutto è corpo. Tutto è corpo e movimento. Perché? Perché corpo e movimento in Hobbes sono un po' i punti fondamentali dai quali partire, sia per l'ambito della filosofia naturale, quindi lo studio per esempio della fisica, ma anche per quanto concerne l'etica. Cioè il materialismo di Hobbes si estende sia sul piano fisico, sia sul piano morale e sia sul piano etico. In che senso? Nel senso che innanzitutto tutto è corpo, anche la mia anima è corpo. E qui ovviamente c'è una grandissima critica a Cartesio, cioè Hobbes rimprovera Cartesio di aver dedotto dal fatto che io sia in grado di pensare la conseguenza che io sia un essere pensante. Cosa significa? Che per certi aspetti Cartesio, secondo Hobbes, dal fatto che io sia in grado di dubitare, quindi di pensare, deriva il fatto che io sia prevalentemente, se non addirittura solamente, pensiero. Cioè l'essenza identitaria per Cartesio è determinata dal pensiero. Hobbes dice che questo ragionamento non è valido, nel senso che sarebbe un po' come dire che siccome io sono in grado di camminare, io sono un essere camminante. Per Hobbes l'uomo è sempre corpo, non è solo pensiero, al massimo è una materia pensante, non è mai solo pensiero. Questo in maniera un po' simile a Spinoza, per Hobbes c'è un monismo, non c'è un dualismo tra anima e corpo o tra pensiero e corpo, tutto è corpo. Tutto è corpo, perfino Dio è corpo in Hobbes. Perché se non avesse un corpo Dio, allora non esisterebbe. Tutto ciò che esiste ha un corpo. In questo si estende il materialismo. Però questo materialismo è, da un certo lato, un materialismo che si applica alla scienza e che si applica, per esempio, allo studio della fisica. Cioè, cosa significa? Che, come abbiamo del resto già detto, quando io studio la fisica devo partire dal movimento e dal corpo per tentare di studiare la causa, perché per Hobbes conoscere è conoscere la causa. Causa che, ripeto, non è mai la causa finale, ma è la causa efficiente. Cioè è il come, non è il perché. Questo per certi aspetti c'era già in Galilei. Galilei, quando vede un oggetto cadere a terra, o quando riesce a capire che il pendolo si muove in un certo modo, non si interessa del fatto del perché si muove quel dannato pendolo, cioè perché a un certo punto, se io lo faccio ciondolare, tornerà sempre nella posizione corrente, nella posizione originaria, o comunque perché i movimenti sono sempre uguali. Lui si occupa del come succede questo fatto, non si occupa del fine. Se uno studioso, diciamo, che del resto è molto probabile, segue le indicazioni di Hobbes, quando va a studiare il Big Bang non va a chiedersi perché cavolo si è iniziato tutto, se c'è un Dio che ha voluto far iniziare il mondo. Lui si occupa del come è successo il Big Bang, non del perché. Ecco, Hobbes anche in questo caso è materialista, perché vuole occuparsi della causa efficiente e non della causa finale, ma per farlo deve occuparsi del corpo e del movimento. Se in ambito di filosofia naturale è abbastanza facile apprezzare questo ragionamento, è un po' più difficile nel campo etico, perché Hobbes non è solo materialista, diciamo scientifico, ma anche materialista in campo etico. Cosa significa essere materialisti in campo etico? Significa non credere a valori astratti e assoluti. Quindi il bene non è definibile in modo astratto, non è definibile in termini di valori.
il bene per Hobbes è semplicemente ciò che desideriamo, quindi ciò che gli individui desiderano, ed è ciò che permette il movimento e la vita. Qui ricorda un po' Spinoza quando dice che il bene è ciò che mi potenzia, è ciò che mi dà forza, è ciò che permette di espandermi. Però il bene è ciò che gli individui desiderano, cioè una cosa non è buona e quindi viene desiderata, ma una cosa è buona perché viene desiderata. Il bene è ciò che gli individui desiderano, però ovviamente questo bene quindi può cambiare da persona a persona, e in questo senso permette il movimento della vita, perché, come direbbe Gaber, il desiderio è l'unico motore che muove il mondo, per cui io seguo quel desiderio e quindi mi muovo per raggiungerlo, ok? Quindi il bene è ciò che viene desiderato. Al contrario, il male è ciò che non desideriamo, è ciò che gli individui singoli non desiderano, e quindi in un certo senso è ciò che ostacola il movimento e la vita, è ciò che frena il corpo. Guardate bene che sempre lì andiamo a vedere, per questo andiamo a cadere, per questo materialismo etico, perché il male è ciò che ostacola il movimento e il corpo e quindi la vita, e il bene è ciò che permette il movimento e quindi la vita. Come vedete, estensione del materialismo scientifico al materialismo etico. Ora, quindi anche in questo caso, un po' come in Spinoza, l'uomo è visto come animale desiderante. Ok? Cosa significa che è un animale desiderante? Che noi abbiamo dei desideri e in base a questi desideri noi diciamo e valutiamo che una cosa è bene, è benigna, o una cosa è maligna. Questo cosa significa? Significa che la filosofia di Hobbes, anche in questo campo, non è solo materialista ma anche determinista, qui abbiamo un'altra parola chiave, perché noi non decidiamo che cosa vogliamo, non decidiamo che cosa volere. Noi abbiamo dei desideri, questi desideri in un certo senso ci arrivano e noi abbiamo semplicemente la possibilità di accettarli o non accettarli. In particolar modo per Hobbes, noi siamo in un perenne stato di ansia e di agitazione perché siamo colmi di desideri che vogliamo realizzare o di bisogni che abbiamo necessità di colmare, e non li scegliamo questi desideri, ma questi desideri ci arrivano e noi possiamo semplicemente vagare in una prima fase di confusione, di agitazione, e possiamo fermare questa fase di agitazione, di ansia, di desiderio solo temporaneamente quando utilizziamo la nostra volontà per quel poco che possiamo per acconsentire un desiderio oppure non acconsentirlo. Ma in realtà questa fase di blocco dell'ansia, di blocco dell'agitazione, di blocco del bisogno è semplicemente temporanea. Perché è semplicemente temporanea? Perché l'uomo non ha un fine ultimo, ha una montagna di desideri. Cioè l'uomo continuerà a desiderare all'infinito. C'è un momento in cui l'uomo può smettere di desiderare? Sì, quando muore. Per Hobbes l'unico modo per smettere di desiderare è morire, il che ovviamente non è molto auspicabile. L'uomo non può fare a meno di desiderare. E cosa ha a che fare questo con il determinismo? Col fatto che noi, appunto, non avendo davvero la possibilità di scegliere i nostri desideri, ci rimettiamo a seguirli. Quindi è una cosa determinata il fatto che non abbiamo davvero un libero arbitrio, ma dobbiamo per forza essere desideranti. Ecco, questa fame del desiderio, questa ricerca continua di soddisfare i nostri bisogni, ci porta finalmente all'ambito più importante della filosofia di Hobbes, che è l'ambito politico. Allora, teniamo appunto presente quello che abbiamo letto. Come vedete, c'è un sistema di coerenza, perché abbiamo visto che l'uomo, che è fatto di corpo, è fatto di movimento e è fatto di desiderio, non può smettere di desiderare. Ma un uomo di tal fatta
si trova in quello che Hobbes definisce in uno stato di natura, definendo come stato di natura quello stato preventivo alla legge, preventivo a un patto politico, cioè appunto la natura stessa dell'uomo. E nello stato di natura l'uomo è un animale desiderante, è per certi aspetti, anzi per molti aspetti, un animale egoista, è un animale che non è in grado di fermare questi desideri e quindi è caratterizzato dalla bramosia naturale. La bramosia naturale a sua volta porta l'uomo ad essere incline alla prevaricazione, cioè porta l'uomo ad essere incline a un egoismo tale per cui vuole prevaricare sugli altri per ottenere la soddisfazione di quei bisogni e di quei desideri di cui in un certo senso è fatto. Ecco, nello stato di natura l'uomo, oltre a essere così affamato, oltre ad essere così bramoso, è uguale. Cioè tutti gli uomini nello stato di natura sono uguali tra di loro, ma non nel senso che sono uguali perché hanno dei diritti, di quello parlerà Locke, che magari vedremo più tardi, ma gli uomini sono uguali in quanto in un certo senso hanno la stessa possibilità di ammazzarsi. Cioè per quanto io possa essere forte, o per quanto io possa essere potente, o per quanto essere possa essere importante, potrebbe essere sempre l'occasione che un qualcheduno arrivi con un coltello e ponga fine alla mia vita. Qui si vede anche il timore, ovviamente, di Hobbes. Però cosa significa? Che, secondo Hobbes, nello stato di natura, bene o male, gli uomini hanno la stessa importanza, hanno la, appunto, sono uguali, proprio perché hanno la stessa anche possibilità di colpirsi e ferirsi. E questa possibilità probabilmente la metteranno in atto proprio per la bravosia naturale da cui sono caratterizzati. Ecco, quindi l'uomo è egoista, è desiderante, è bramoso e nello stato di natura tende alla prevaricazione proprio per questa sua uguaglianza di base. Come vedete, ovviamente l'antropologia di Hobbes è piuttosto negativa, cioè non si fida degli uomini. Qua ricordatevi quanto vi ho detto all'inizio, cioè anche il tempo in cui è vissuto Hobbes. Cioè, ovviamente guardandosi intorno e vedendo tutti quei dispiaceri, non aveva una grande idea dell'uomo. Quando lo studieremo vedremo che Locke vive più vicino alla gloriosa rivoluzione, quindi a uno stato più moderno e a uno stato in cui che si genera senza uno spargimento di sangue, quando arriverà Guglielmo d'Orange in Inghilterra. Per cui probabilmente anche il tempo in cui è vissuto è diverso e riesce a vedere le cose con occhi diversi, pur partendo da basi simili, che poi vedremo. Però per quanto concerne Hobbes, questo egoismo, questo essere perennemente desideranti, questo essere bramosi, si accoppia anche al fatto di essere razionale. L'abbiamo letto all'inizio, l'uomo è anche un animale razionale. E grazie a questa sua ragione naturale, è anche timoroso. E timoroso proprio perché teme di morire, cioè il più grande timore che ha l'uomo è la morte, e in particolare la morte violenta, cioè il fatto di venir colpito da un altro essere umano, in quanto egoista, in quanto desiderante, in quanto bramoso, per realizzare determinati desideri. Ecco, lo stato di natura quindi è assolutamente pessimo per Hobbes, è uno stato di cose che porterebbe alla guerra di tutti contro tutti. Cioè, da qui la famosa frase, l'uomo è un lupo per gli altri uomini, per Hobbes. L'uomo rischia sempre di morire nello stato di natura. E il fatto di morire è la sua più grande paura. Quindi, in un certo senso, è una sfiga totale lo stato di natura, perché o rischi di morire o rischi di rimanere paralizzato per la paura di morire. Però siccome l'uomo è anche un animale razionale, deve essere anche in grado di uscire dallo stato di natura e dalla possibile guerra di tutti contro tutti. Ora, come fa Hobbes a uscire dallo stato, cioè Hobbes, come fa per Hobbes l'uomo a uscire dallo stato di natura? Per uscire dallo stato di natura l'uomo deve fare un patto, deve realizzare un patto politico, quindi un contratto, da qui anche l'origine del contrattualismo per molti aspetti, che va a realizzare a sua volta uno stato sociale. Cioè, siccome lo scopo
dell'uomo e anche l'idea di politica di Hobbes, il fine politico di Hobbes è quello di arrivare a una società pacifica, siccome nello stato di natura l'uomo non avrebbe mai la possibilità di realizzare una società del genere, deve unirsi, cioè tutti gli uomini devono unirsi, devono unire le loro libertà individuali per donarle a un elemento terzo, e questo elemento terzo è per esempio un sovrano. Un sovrano può essere un re, può essere un parlamento, può essere un governo, ma tendenzialmente è una persona o diciamo una figura giuridica che ha tutto il potere nelle sue mani. E perché tutti gli uomini devono unirsi per cedere le loro libertà a un sovrano? Beh, per l'unico diritto concesso da questo ragionamento, che è il diritto alla vita. In sostanza, per fuggire allo stato di natura, che causerebbe la guerra di tutti contro tutti, gli uomini devono stringere un patto dal basso per accettare di cedere praticamente tutta la loro libertà e di cedere il diritto di tutti su tutti, che sarebbe la caratteristica prevalente dello stato di natura, a un sovrano. Ecco, da qui nasce anche la figura del titolo più importante di Hobbes, cioè il Leviatano, e in quest'opera, sulla copertina originale, si vede questa sorta di grandissimo uomo che è costituito dai moltissimi corpi dei suoi sudditi. È un uomo che è costituito da questa sorta di lillipuziani che in realtà sono i vari sudditi. Cosa significa questa metafora? Che, o questa immagine? Che il Leviatano è un sovrano che contiene in sé tutte le libertà individuali. Ma la cosa importante da notare è che questo sovrano non prende il suo potere da Dio, non prende il suo potere dall'alto, ma prende il suo potere da un patto degli uomini che cedono di propria spontanea volontà le loro libertà a questo sovrano. Perché cedono le libertà a questo sovrano? Per sfuggire al timore della morte, per sfuggire allo stato di natura e alla guerra di tutti contro tutti. Ora, il potere che viene concesso al Leviatano, che sia appunto un governo, una persona, un tiranno, ma diciamo che molto più probabilmente Hobbes intendeva proprio un re, che potere ha questo re? Beh, ha un potere assoluto. E ha un potere assoluto perché? Per evitare possibili rivoluzioni, per evitare di ritornare allo stato di natura. E quindi, per esempio, l'assolutismo del Leviatano gli concede tutti i poteri insieme. Cioè non esiste, come attualmente, modernamente, una separazione dei poteri. Pensate al potere legislativo del Parlamento o al potere giudiziario dei giudici o al potere esecutivo. Tutti i poteri sono uniti e tutti i poteri sono nelle mani del Leviatano. Questo perché? Per evitare che ci sia un conflitto, per l'appunto, tra poteri, e quindi che ci sia uno scontro e una possibile destabilizzazione del governo stesso. E l'autorità del Leviatano è assoluta non solo in ambito politico e militare, ma anche in ambito religioso e morale. Cioè non c'è la libertà di opinione nell'assolutismo di Hobbes, perché quell'opinione potrebbe causare conflitto, e il conflitto è ciò che potrebbe portare alla guerra di tutti contro tutti. Quindi non si può ribellarsi all'autorità anche morale del sovrano. E inoltre c'è anche un'autorità religiosa, nel senso che il Leviatano, questo monarca assoluto, è colui che deve decidere anche la religione di Stato. Non per altro, ma perché se si sceglie la religione di Stato, quella deve essere per tutti, in modo che non ci siano cittadini di religione diversa al medesimo Stato, o se ci sono si adeguano, onde evitare per l'appunto il conflitto. Pensate al principio della pace di Augusta, cioè che la religione assume un aspetto territoriale che è deciso dal principe e tutti i sudditi di quel principe devono seguire la religione del principe stesso. Quindi il Leviatano non ha solo un potere politico, non ha solo un potere militare, ma anche un potere morale e perfino religioso. Ha tutti i poteri nelle sue mani. Non solo,
Questo potere è irreversibile. Non perché il potere del Leviatano sia in primis irreversibile o perché arrivi da Dio, perché come abbiamo detto deriva dal patto sociale dal basso, ma proprio perché i cittadini hanno scelto loro di donare questo potere assoluto al Leviatano, non possono più tornare indietro. E non possono tornare indietro perché rischierebbero di ritornare allo stato di natura e quindi alla guerra di tutti contro tutti, che è la cosa per Hobbes assolutamente da evitare. Quindi il patto rimane irreversibile perfino nel caso il Leviatano di turno, cioè il re di turno, si riveli un tiranno. Cioè, anche se diventa opprimente, diventa pericoloso, secondo Hobbes è meglio lasciare quel tiranno al potere piuttosto che causare una rivoluzione che sarebbe ancora più pericolosa, ancora più violenta. E a proposito di violenza, un'altra caratteristica importante del Leviatano, dell'assolutismo di Hobbes, è che il re ha il monopolio della violenza, ha il monopolio della forza. Cosa significa avere il monopolio della violenza? Che non può esistere la vendetta, cioè che se una persona deve essere punita, può essere solo lo Stato a punirla. È solo lo Stato, o il re, il Leviatano nel caso, che ha il potere di spada. Questo, se ci pensate, è sicuramente una caratteristica anche dello Stato moderno. Cioè, se io compio violenza contro qualcun altro, quel qualcun altro non ha il diritto di vendicarsi, ma è lo Stato che ha il monopolio della violenza e, per esempio, mi incarcera e quindi mi priva della libertà personale. Ma è solo lo Stato che può utilizzare questa violenza e questa forza per regolare la giustizia. Ecco, quindi, come vedete, nello stato assolutista di Hobbes si tolgono praticamente tutte le libertà che gli uomini avevano nello stato di natura al fine di tutelare il diritto alla vita. E secondo Hobbes questo è l'unico modo per evitare di ricadere nella guerra di tutti contro tutti, che è connaturata all'uomo stesso. Ora, ha dei limiti questo Leviatano? Ne ha solo uno. Proprio perché il patto dello Stato sociale va a concedergli tutti questi poteri per salvaguardare il diritto alla vita, il Leviatano non può uccidermi indiscriminatamente, cioè non può andare a colpire senza una motivazione i suoi cittadini. Il che non significa che non possa esserci la pena di morte, tutt'altro. Perché assolutamente, avendo il monopolio della violenza, lo Stato può decidere di uccidere qualcuno onde evitare una guerra di più grande estensione, di più grande pericolo. E può ovviamente privare la libertà personale delle persone per evitare situazioni peggiori. Però lo scopo principale, in realtà, del Leviatano deve essere tutelare la vita. Quindi evitare sia la mia morte sia la mia paura della morte. Non può quindi costringermi a ferirmi, per esempio. Però lo Stato, oltre a questo dettaglio, non può costringermi a suicidarmi, non può uccidermi senza una motivazione, ma oltre questo non ha praticamente nessun limite. Non ha nessun limite perché il Leviatano è fuori dalla legge, cioè le leggi che lui impone non valgono per lui, perché altrimenti non sarebbe un re assolutista che ha il diritto, che ha diritti e poteri assoluti. In un certo senso il Leviatano è questo dio mortale, perché appunto ha in sé tutti i poteri, e proprio per questo il nome del Leviatano, del resto, che era una sorta di mostro biblico però voluto e creato da Dio e che era estremamente potente. E anche ricordatevi la figura degli uomini di cui è costituito. Il Leviatano prende tutte le libertà personali proprio per avere questo potere assoluto, il cui solo limite è il diritto alla vita. Ok, per ora ci fermiamo qua e nella prossima lezione ragioneremo un pochino, facendo qualche collegamento, proprio su quest'ultima idea dell'assolutismo di Hobbes.